Grazie, grazie di cuore a chi arriva da vicino e a chi arriva da lontano, siete splendidi e voglio vedere come i giornalisti domani vi riusciranno a nascondere o stasera vi riusciranno a nascondere. Fatevi sentire, al referendum si vota sì o no? Sì o no? Sì o no? Vediamo se anche al TG1 se ne ricordano. E ci daranno 20 secondi di tempo all'edizione delle 2 di stanotte, dopo le previsioni del tempo. Abbiamo, e lo dico da giornalista, fra i giornalisti più servi che esistano sulla faccia della terra. E ogni popolo ha i giornalisti che si merita e i politici che si merita. Però, vabbè, vabbè, d'altronde il nuovo che avanza è che riavremo Michele Santoro su Rai 2. Siate felici di pagare il canone, fratelli, perché torna la verità, torna la saggezza. Prima di cominciare, ritengo doveroso portare a voi e ritengo doveroso che voi portiate due saluti particolari. Il primo a una donna di 83 anni, che combatteva e combatte, che aveva un figlio che combatteva e che sta continuando a combattere da lassù. Io chiedo un abbraccio alla mamma di Gianluca Buonanno con l'impegno a non mollare mai e a proseguire nelle battaglie di libertà per la Valsesia e per il Piemonte. Questa non è la commemorazione di qualcosa che è successo in passato, questo è l'impegno a portare avanti in futuro il lavoro di Gianluca per la Valsesia e per tutto il Piemonte, a cui mi sento vincolato, quindi ci verrò una volta in più del necessario, una volta in più in Valsesia e una volta meno a Milano per riportare quella che era la figura di Gianluca a essere insieme a noi. E con Gianluca io ricordo, l'abbiamo piantato 3 anni fa, quell'albero che vedete alla mia destra, che purtroppo per fortuna cresce di anno in anno, che significa che le radici del Prato di Pontida, della comunità della Lega, accolgono i bimbi che nascono e accompagnano i ragazzi che ci lasciano. E quindi con Gianluca noi ricordiamo Cesarino Monti, ricordiamo Gilberto Neto, ricordiamo Fulvio Follegot, ricordiamo Mauro Manfredini, ricordiamo Roberto Ronchi, ricordiamo Andrea Bartolini, ricordiamo Gippo Parassino, ricordiamo Vittoria Cola. E ricordiamo tutti i fratelli e le sorelle per i quali vinceremo, per i quali abbiamo il dovere di andare fino in fondo e per i quali vinceremo. Questo è l'impegno che ci prendiamo con voi, ragazzi. E la seconda comunità a cui ci tengo che portiate un saluto è una comunità che il terremoto l'ha vissuto sulla sua pelle qualche anno fa, che ha avuto l'orgoglio e la forza di rialzarsi, rimboccandosi le maniche, senza pietire, senza aspettare, senza pretendere, come in passato altre popolazioni come quella friulana fecero, e io sono orgoglioso che ci siano sul palco e sul prato della splendida comunità di Pontida i consiglieri di L'Aquila, della città dell'Aquila, che tornerà a essere la città dell'Aquila e che l'anno prossimo andremo a conquistare, candidando uno dei nostri uomini a sindaco di L'Aquila. Sono questi i ragazzi che libereranno quella città, non servi di nessuno, non schiavi di nessuno, in Veneto, a Brescia, ma anche all'Aquila e ovunque ci sia voglia di ricostruire la propria comunità. Quindi l'abbraccio vostro è per questi ragazzi, a cui daremo tutto il sostegno possibile per liberare il vostro comune con un candidato sindaco che se ne frega delle mediazioni politiche, dei giochetti politici e che lavori solo per gli aquilani.
e quel candidato sindaco è qua sul palco e l'anno prossimo verrà qua a parlare da sindaco e non semplicemente da consigliere comunale. Grazie per quello che avete fatto e grazie per quello che farete. E grazie anche, poi me la tolgo perché fa caldino, grazie al sindaco di uno dei comuni più colpiti, dal sindaco di Amatrice, che giustamente ha detto sarei venuto volentieri in mezzo a voi, ma ho la mia gente da seguire, ho la mia gente da ascoltare, ho la mia gente da rinfrancare, ho il mio paese da ricostruire, però ha voluto mandarci un minuto di messaggio audio e penso che sia una delle cose più belle che un comune così colpito, che un sindaco così colpito potesse farci in regalo oggi. Non so se c'è, però portiamo la voce del sindaco di Amatrice, che è la voce di due cuochi che sono partiti da Amatrice ieri notte, si sono fatti centinaia di chilometri per andare sotto il tendone a cucinare una matriciana per raccogliere soldi a sostegno delle loro famiglie, delle loro scuole, dei loro ospedali. Questa è comunità, questa è fratellanza, questa è solidarietà. Altro che accogliere i ciabattanti che ogni giorno arrivano a Lampedusa. Quelli di Amatrice sono i nostri fratelli a cui dare sangue e a cui portare rispetto. Vi ringrazio di cuore. Questa è la testimonianza del vostro grande cuore, perché aver invitato dei cuochi di Amatrice, il fatto che oggi state cucinando il nostro piatto, al di là del contributo, ma testimonia la vostra vicinanza alla mia popolazione. Noi siamo gente che difende il proprio borgo, il proprio campanile, siamo simili e siamo gente di cuore. Oggi voi avete dimostrato di essere vicino a me, per cui io questo non me lo scorderò mai. E alla prossima, che sia un'occasione migliore, che insieme potremmo, diciamo, festeggiare la ricostruzione del mio borgo. Grazie. Ma non vale la pena perdere un fischio per Gad Lerner, dai, non c'è problema. È la nuova Rai del rottamatore. No, che poi dicono che siamo maleducati, dai. No, che poi la Boldrini si arrabbia, non fate così. Ecco, abbiamo sentito un uomo con le palle, il sindaco di Amatrice. Magari non avrà il mio accento milanese, non avrà la cadenza veneta, friulana, ligure o toscana, ma un uomo così è un mio fratello, a prescindere dalla lingua che parla e dalla città in cui è nato, perché la libertà non ha confini. La generosità non ha confini, ma prima va portata alla gente di casa nostra e poi a tutto il resto del mondo. E questa è la differenza fra la Lega e gli altri partiti. Io non la faccio troppo lunga, perché sono le due. Il bello della Lega è che gli altri fanno, poi però la sfiga è mia, perché gli altri fanno dei congressi mummificati, belli, con delle belle immagini, in palazzetti che costano tanto, con delle belle musiche, con delle scalette che vengono rispettate. Noi lo facciamo in un prato, un po' bagnato, grazie al buon Dio ancora poco bagnato, con una scaletta che prevedeva l'intervento del segretario federale alle 12:30. Sono le 5 più o meno, ma mio dovere è ascoltare e poi arrivare a sintesi. E quindi non ve la voglio fare troppo lunga, però vi voglio portare nella stanza
d'albergo dove ho dormito stanotte da solo a poca distanza da qua e vorrei che per un minuto vi metteste nei miei panni. Anzi, ho sbagliato, dove non ho dormito stanotte, dove scrivevo e riscrivevo quello che avrei dovuto dirvi oggi, cancellando, togliendo, ricordando, chiedendomi: ma Matteo, questo andrà bene, questo andrà male, tu hai una responsabilità, perché da 1.008 giorni mi avete scelto come segretario federale, li ho contati tutti, 1.008 giorni, belli, entusiasmanti, irripetibili, indimenticabili, ma impegnativi, perché è un po' come con la nazionale di calcio, il giorno dopo la partita sono tutti allenatori, anche qua ci sono un po' di segretari federali in giro, che hanno la soluzione di tutti i problemi, che hanno la bacchetta magica. Io c'ero sul Po nel 96, insieme a tanti di voi. Io sono orgoglioso di tutte le battaglie fatte, delle vittorie come delle sconfitte, delle cose fatte bene come delle cose fatte male, perché qualche problema ce lo siamo andato a cercare noi, non ce l'hanno portato in casa solo gli altri. Anche noi ci siamo complicati un pochino la vita. Ce lo diciamo sottovoce, ce lo diciamo molto sottovoce. Ebbene, se qualcuno oggi, ieri o domani pensa che il futuro della Lega sia ancora quello di un partitino servo di qualcun altro, di Berlusconi o di Forza Italia, ha sbagliato a capire. Noi non saremo più schiavi di nessuno. Noi accordi al ribasso non ne faremo con nessuno. Non voglio tornare al 4% per portare a casa 20 parlamentari di cui non me ne faccio un cazzo. Non mi interessano le poltrone, non mi interessano 20 parlamentari. Voglio cambiare questo paese, voglio cambiarlo, ma alle nostre condizioni. Alle nostre condizioni, senza il cappello in mano, firmando col sangue ogni eventuale accordo politico. La legge Fornero la cancelliamo, sì o no? E me lo devono firmare. Gli studi di settore li cancelliamo, sì o no? Le tasse le rivoluzioniamo con la tassa unica al 15%, sì o no? E poi qualcuno prima di me diceva: beh, l'Europa non è così importante. Ragazzi, il peggio della massoneria, della finanza, della fescia dei banchieri, dei compratori di popoli, dei lavatori di cervello di orwelliana memoria, ormai non sono più a Roma. Se noi andiamo a Roma a citofonare a Palazzo Chigi domani, troviamo Renzi e la Boschi. Ma vi rendete conto? La Boldrini, Alfano, Mattarella. Non sono loro che decidono. Loro si alzano la mattina alle 7 e prendono la telefonata del giorno da Bruxelles, da Berlino, da Francoforte o da Strasburgo. E qualcuno gli dice: Matteo, oggi puoi dire questo, questo e quest'altro, ma non una parola in più, perché tanto sei un burattino nelle nostre mani. La libertà noi la diamo a prendere da quella gente che a Bruxelles sta ammazzando la nostra agricoltura, la nostra pesca, il nostro commercio. Se non ci riprendiamo in mano la nostra moneta, ma di che libertà stiamo parlando? Faccio il federalismo andando a chiedere il permesso di prendere dei soldi o di stampare dei soldi a Francoforte. La moneta ce la stampiamo noi, i confini ce li difendiamo noi, l'agricoltura la rilanciamo noi, le banche le difendiamo noi. Vaffanculo Bruxelles e tutti i burocrati, dalla Merkel all'euro,
a Soros, a questa gentaglia che vuole comprarci e ci vuole schiavi. Se non ci liberiamo da là, non andiamo da nessuna parte. Io me lo ricordo quando fui eletto segretario federale 3 anni fa. Qualcuno mi diceva, però Matteo sii prudente, ci sono le elezioni europee. Io sono stato eletto a dicembre. Stanotte, fra le altre amenità, mi sono riguardato l'ora e quarto del mio intervento a Torino per capire cosa è cambiato e cosa è ancora attuale. E qualcuno mi diceva, no però Matteo, non mettere in discussione l'euro, perché poi la gente si spaventa. Se qualcuno non se n'è accorto, noi di politicamente corretto e di moderatismo stiamo morendo. Noi, a furia di parlare sottovoce per non spaventare qualcuno, siamo ospiti in casa nostra. Siamo ospiti in casa nostra. L'euro è il più grande esperimento criminale fatto in economia sulla faccia di questa terra negli ultimi decenni, senza se e senza ma. E chi non l'ha capito è ingenuo o in malafede. E chi non l'ha capito è ingenuo o in malafede. Che libertà porto a casa se non ho le mie banconote in tasca, se non posso pagare i miei mutui, se devo mandare in pensione la gente a 97 anni per rientrare nei parametri europei, se questi sindaci hanno nelle loro casse miliardi di euro in contanti che potrebbero spendere domani mattina per i loro anziani, per i loro disabili, per i loro studenti, ma non li possono spendere perché c'è il patto di stabilità. Si allea con la Lega chi promette di cancellare questo patto da idioti e permette ai nostri sindaci di spendere i soldi che hanno nel cassetto. Ma me lo devi firmare! Ma me lo devi firmare! E se ti chiami Scaiola, Formigoni o Micciché, non mi interessi! Stai con Alfano e stai con Verdini a casa tua, stai con Fini, stai con Casini, stai con quella gente lì, non con noi. O se volete la compagnia di questa gente, sceglietevi un altro segretario federale. Se volete andare a patti con questa gente, sceglietevi un altro segretario federale. Fatelo. Io faccio il parlamentare europeo, tranquillamente, il consigliere comunale e il soldato. E il soldato. Noi siamo qua, oggi siamo in una marea, alla faccia di tutto e di tutti, quando 3 anni fa eravamo al 3% e se non avessimo superato il 4% alle elezioni europee, noi a Bruxelles ci andavamo da visitatori turistici. Se non avessimo superato quella percentuale, noi gli accordi di cui sono orgoglioso, gli accordi europei di cui sono orgoglioso, con Marine Le Pen, con gli austriaci, con gli olandesi, con gli svizzeri, con i tedeschi, con i polacchi, con i britannici, con i russi che oggi votano in Russia e lunga vita a Putin, ce ne fossero di più di persone come Putin, avremmo un po' di terroristi e un po' di delinquenti in meno. Questa è la strada, questa è la strada. Poi ognuno a casa sua si gestisce come vuole, ovvio. Prima ci liberiamo dall'Europa dei massoni e delle banche e torniamo padroni a casa nostra, i francesi padroni della Francia, e poi loro si organizzeranno lo Stato come vogliono, centralista, coi prefetti, coi municipi, con le bandierine, non mi interessa. Io prima vado a Bruxelles e mi riprendo le chiavi di casa nostra e poi questo paese sta insieme solo e soltanto se come quel genio di Miglio andiamocelo a rileggere perché aveva visto più lontano di tutti Gianfranco Miglio. Questo paese può stare insieme come la Lega sta cercando di fare nel nome del rispetto delle diversità, col federalismo. Ma la storia si ripete, basta leggerla. Lo dico ai giornalisti caproni e ignoranti che ancora non hanno capito cosa significa il federalismo dopo 30 anni. Nel 1861, il giorno dopo l'unificazione di questo strano paese, Minghetti della destra storica diceva organizziamoci in maniera federale con 6 macroregioni e non l'hanno ascoltato perché i Savoia avevano altri interessi e le vittime di quell'unificazione fatta a tavolino
siamo stati noi che ci abbiamo rimesso la nostra libertà, ma sono stati milioni di cittadini del Sud che ci hanno rimesso la pelle e sono stati trattati per schiavi da decenni da uno Stato che li considerava serbatoio elettorale. Basta. Nel 43 ci ha provato Einaudi, col via i prefetti. Ecco, chiunque pensi di fare accordi con la Lega, non mi porti la legge elettorale. Chi se ne frega? Fate la legge elettorale che volete. Mi porti l'impegno firmato, perché altrimenti noi non firmiamo nessun accordo elettorale con nessuno, che il giorno dopo le elezioni i prefetti vanno a casa e cambiano mestiere. E sono i sindaci a gestire i loro territori. Sono i sindaci a dare le risposte ai loro cittadini. Questo, su questo faccio gli accordi e ragiono. Non sulla legge elettorale, chi se ne impippa. E anche dopo, anche durante la Resistenza, non c'erano solo i partigiani rossi, i cui nipotini sfigati vediamo in piazza il 25 aprile a parlare di una libertà che non hanno studiato neanche sui libri di scuola. Perché se venissero i loro nonni che hanno combattuto la dittatura per espellere lo straniero dal loro paese e vedesse come oggi lo straniero lo andiamo a prendere a casa sua in mezzo al mare per portarlo in Italia, gli farebbero un mazzo così ai finti partigiani, i partigiani veri che sono morti su queste montagne per ridare la libertà a questo paese. Andassero a scuola sti sfigati dei centri sociali. Apro la parentesi che andiamo a chiudere come le prefetture, perché non servono un cazzo neanche i centri sociali. E questo è un impegno che la gente normale si deve prendere. Ebbene, nella Resistenza firmarono la carta di Chivasso, partigiani piemontesi, partigiani ossolani, valdostani, dicendo l'Italia del dopoguerra deve essere una repubblica federale, con concorsi su base regionale, con rispetto delle lingue locali. E anche lì hanno vinto gli altri, hanno vinto i centralisti. E poi ci ha riprovato Miglio grazie alla Lega. Io mi ricordo, era il 93, era il 94. Io c'ero al congresso dove la Lega cambiò il nome e fu chiamata, sotto la guida di Umberto Bossi, Lega Italia Federale. Non so quanti di voi c'erano 20 anni fa. Sono stati più bravi di noi a Roma, sono stati più furbi, hanno più soldi a disposizione. No, non farmi vedere Renzi di davanti, cazzo. Stavo cercando di dire qualcosa di serio, non farmi vedere Renzi. Un applauso a lui, che è uno dei pescatori di vongole romagnoli che sta resistendo contro l'infamia europea che vorrebbe farci mandare le schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. E tiralo giù quel Renzi lì. Ma quindi quello che deve fare la Lega è scritto. Le tre, Miglio le chiamava le tre grandi comunità regionali di questo paese. Che bello perché è diverso. Ma è diverso da Brescia a Bergamo. È diverso da Milano a Monza. È diverso da Livorno a Pisa. Quindi figurati se non è diverso da Belluno ad Amatrice, da Treviso all'Aquila. Qualcuno ha deciso che però questo paese deve diventare un centro commerciale da nord a sud, unicamente un centro commerciale che non produce più niente, dove le fabbriche chiudono, che vende a dei lobotomizzati televisivi le arance del Marocco, il riso della Birmania, l'olio della Tunisia, le auto tedesche, i mobili che arrivano da chissà dove, le magliette del Bangladesh. Le dia a suo figlio Renzi l'olio della Tunisia e le arance del Marocco. Noi vogliamo mangiare le arance siciliane, berci l'olio calabrese o del Garda, mangiarci il riso della Lomellina e far lavorare i nostri artigiani. È così difficile da capire qual è il progetto della Lega. Non occorre uno scienziato, però per portarlo a termine occorre essere uniti. E questo è un passaggio che io a Torino avevo fatto. Le spalle non sono larghissime. Io sono orgoglioso e fiero di sacrificare questi anni della mia vita a un progetto, a ciascuno di voi, da militante fra militanti. Ma siccome fuori hanno soldi, hanno televisioni, hanno radio, hanno giornali, hanno banche, hanno sindacati, hanno professori, hanno magistrati, ne abbiamo già abbastanza di avversari fuori,
anche perché questo se li compra uno per uno, sia il referendum vergognosi di Confindustria e Coldiretti, dovrebbero dire agli iscritti a Confindustria e Coldiretti di mollare queste associazioni che li stanno fregando coi soldi delle loro tessere per svendere le loro aziende e le loro stalle al padrone, al signorotto di turno che arriva da oltre confine. Mollatele queste associazioni di categoria, mollatele CGL, CISL, UIL, che sono fra i principali complici del disastro delle fabbriche in Italia. Dov'era la Camusso quando veniva approvata la legge Fornero? Dov'era sta gente qua? E quindi, siccome fuori sono ben organizzati e hanno un sacco di quattrini, dentro dobbiamo essere come un uomo solo, come una donna sola. Poi si può parlare, si può discutere, qua ci sono dei sindaci. Quanto discutete in giunta ogni tanto? Quanto un vostro assessore o un vostro capogruppo di maggioranza vi fa girare le palle? Alzi la mano chi non ha un rompipalle in giunta in consiglio. No, chi la alza è falso. Chi la alza è un falso. Sì, dai, tira la giusta mano. Però, ma ci sta, quando metti due esseri umani in una stanza, dopo un po' litigano anche solo in due. A volte uno riesce a litigare anche con se stesso da solo. Quindi, figurati se non discute una comunità come questa. L'importante è avere bene in testa qual è l'obiettivo. Perché i mezzi per arrivare all'obiettivo sono in discussione. Io non sono nato imparato, non sono uno scienziato, non mi sono laureato alla Bocconi e sono ben contento di non essermi laureato alla Bocconi, visti i risultati che ha partorito Mario Monti con i suoi bocconiani, con tutto il rispetto dei bocconiani qua presenti, per carità di Dio. Però il bello della Lega, a differenza dei 5 Stelle, l'avete visto? Se i 5 Stelle litigano, è un bordello, perché non esistono le sedi e quindi cosa fanno? Online. Loro litigano online, si sfanculano online, fanno in diretta streaming, il vaffanculo in diretta streaming, sai che bello? Però non c'è un uomo e una donna, cioè c'è un profilo Facebook, c'è un account Twitter, c'è il webmaster. E io, scusa Casaleggio, posso mandare a cagare quel sindaco? No, dipende, aspetta, ti rispondo fra 15 giorni. Voi capite che questa non è democrazia, non è democrazia. E lo dico portando enorme rispetto agli elettori dei 5 Stelle che hanno col loro voto chiesto onestà, perché l'onestà non andava più di moda, e invece qua l'onestà va di moda, e noi lo diremo anche ai nostri alleati: nelle vostre liste l'onestà deve andare di moda, non vogliamo gente o gentaglia che è appena uscita di galera nelle vostre liste. Questo è il prato dell'onestà, questo è il movimento politico dell'onestà. L'onestà da sola però non basta. Perché se tu mi mandi a fare il sindaco o il governatore, una persona onestissima, ma che non capisce un accidente, vallo a dire ai suoi cittadini che bello, c'ho un sindaco onesto, sto morendo in mezzo a tonnellate di immondizia in mezzo ai topi, però c'ho un sindaco onesto, che figata, onestà, capacità e libertà, queste sono le tre parole che devono andare di pari passo. Onestà, capacità e libertà. Se ne manca una sola di queste tre, non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo tutti noi essere consapevoli che siamo a servizio del movimento, non in eterno. Ho sentito ieri che i giovani padani hanno approvato una mozione che chiederanno di portare al congresso perché ci sia un limite, come c'è per i sindaci, per ogni carica elettiva, di 2 mandati anche dentro la Lega, e secondo me sarà cosa buona e giusta, perché dopo 10 anni penso che si possa lasciare spazio a qualcun altro che potrà prendere il nostro posto a Bruxelles, a Roma o in regione, come fanno i sindaci, altrimenti magari qualcuno corre il rischio di dedicare la sua attività politica più che a combattere gli avversari da fuori, a tenere fuori dalla porta della sezione eventuali competitori di dentro che poi possano andare a fare il sindaco, l'assessore o il consigliere comunale. Aprite le porte delle sezioni, aprite le porte delle sedi, facciamo entrare gente che ci possa aiutare a crescere,
senza paura. Apriamo, contaminiamo, c'è una marea di gente che aspetta la chiamata. Ovviamente quello che bussa alla porta e che ha cambiato il sesto partito. C'è una marea di partiti che garantisce poltroni, non in casa nostra. Però apriamo, diamo ossigeno, diamo energia. L'avversario è fuori. Io non posso passare il tempo, una piccola, anche se fosse una piccola parte del tempo, ragazzi, a rispondere ai giornalisti: ma perché quello del tuo partito ha detto così? Ha detto cos'ha? Ha detto però oggi avevi la camicia bianca, sarebbe stata meglio azzurra? No verde? No gialla? No però devi pettinarti meglio? No, no così? No cos'ha? Allora, si vince, e questo è quello che sappiamo tutti noi, se siamo uniti. Se si discute là dove si deve discutere, ma non portando in piazza le paturnie. Chi va su Facebook a rompere le palle a un altro militante finisce fuori dalla porta, per quanto mi riguarda. Non abbiamo bisogno di chiacchieroni che passano il loro tempo a fare le pulci al loro segretario di sezione o al loro sindaco o al loro consigliere regionale. Fuori dai coglioni, certa gente. Ne fai uscire uno e te ne entrano 50. Ne fai uscire uno e te ne entrano 50. E lo chiedo ai segretari di sezione, ai segretari provinciali. Un po' di pulizia. Qua a Pontida c'è una marea di gente. Mi piacerebbe che le telecamere potessero salire su questo palco. Anzi, complichiamoci la vita, chi se ne frega. Chiedo, Daniele, all'organizzazione, se hai voglia, facciamo uno spazio. Tanto le iniziative della Lega vanno così. Se qualcuno ha delle telecamere qua a disposizione, che sono lì a riprendere la mia faccia, che non è neanche il massimo della vita, ha voglia di salire sul palco a riprendere loro, che sono il vero spettacolo di Pontida, la vera anima e il vero cuore della Lega, potete pure salire. Noi vogliamo che la gente a casa veda il cuore della Lega che è lì in mezzo al prato. Però diciamocela tutta. Quante sezioni hanno organizzato il pullman? Quante circoscrizioni hanno organizzato il pullman? Quanti militanti o amministratori locali nella vita non hanno mai visto il prato di Pontida? Questa gente non ci serve. Questa gente non ci serve. I chiacchieroni che quando si tratta di esserci hanno sempre un altro impegno, non ci servono. Non ci servono. Che poi domani voi tornate in comune e vi spiegano come si amministra il vostro comune. Però oggi erano a casa a vedersi la partita. È comodo. È comodo. Certo, per me da milanista, se non vedo la partita è solo meglio, però per gli altri è comodo. Vi prometto che stasera alle 18 c'è Inter-Juve e riuscirete a essere a casa alle 18, anche se di sindaci interisti e juventini ne vedo un po' troppi in giro da queste parti, però vabbè, fa niente. Questo, vabbè, siamo a Bergamo, forza Atalanta, punto, quindi questo li mette d'accordo tutti. Vado a riassumere quello che sarà il nostro obiettivo. Uno, giudici eletti dal popolo. Sono stufo di magistrati che sbagliano e non pagano dei loro errori e non ne rispondono davanti a nessuno. Magistrati eletti dal popolo. Cancelliamo quella farsa dell'obbligatorietà dell'azione penale che poi lascia a ogni giudice la discrezionalità su quale reato perseguire o quale reato non perseguire. Eleggiamoli noi i giudici. Se fanno bene li eleggiamo, se fanno male vanno a casa, così esattamente come i sindaci e come i governatori. Non si capisce perché in Italia ci debba essere una casta di intoccabili. E io faccio appello ai giudici liberi, perché ci sono giudici liberi, uscite dalla logica delle correnti. Non fatevi rappresentare da persone che vanno a lavorare qualche ora alla settimana e hanno le sentenze preconfezionate nel cassetto. Sulla testa, giudici liberi, abbiamo bisogno di voi. Sulla testa, insegnanti e professori liberi, non sindacalizzati. La buona scuola è un attentato alla libertà di insegnamento, di cultura e di informazione.
perché un insegnante di Brindisi è giusto che possa insegnare a Brindisi e un insegnante di Bergamo deve poter insegnare a Bergamo, così come i poliziotti, i vigili del fuoco, i vigili urbani e i postini, concorsi nazionali con graduatorie regionali, senza spostare migliaia di esseri umani in giro per l'Italia, oltretutto con migliaia di cattedre vuote. E i nostri presunti alleati cosa ne pensano dei concorsi regionali e anche dei salari che vanno a premiare, degli stipendi che vanno a premiare le zone dove la vita è più cara? Anche questa è una battaglia storica della Lega, perché in qualche parte del paese 1.000 euro sono 1.000 euro, in qualche altra parte del paese con 1.000 euro fai la fame. E queste battaglie noi le vinciamo se tiriamo insieme la gente di buona volontà da tutte le parti. Io oggi sono stato felice di andare a vedere il gemellaggio ai gazebo là in fondo fra Liguria e Sicilia, fra agricoltori, fra pescatori, fra artigiani, fra partite IVA, fra studenti e fra poliziotti che vogliono vivere liberi a casa loro, senza essere sradicati, mantenendo la propria lingua, la propria cultura e la propria identità. Questa è la scommessa della Lega, che non cambia, che rimane Lega, ma cresce. Se qualcuno pensa di lasciarmi seduto, sì, perché tanto Salvini è stato un po' fortunato, ne ha azzeccata qualcuna. Dal 4% siamo arrivati al 6, all'8, al 10, al 12, al 13. Poi però non di più. Non di più, perché altrimenti il sistema costruito rischia di saltare. Non so voi. Come voi, io non sto sacrificando giorni e notti della mia vita per partecipare. Io sono qua per vincere. Io voglio che la Lega vada a vincere, vada a comandare con la ruspa in tangenziale se serve, vada a governare e cambiarla l'Europa e l'Italia, portando in dote quel federalismo che per 30 anni sono riusciti a stoppare. Quindi orgoglioso della nostra storia, perché chi si dimentica del suo passato non ha futuro, ma chi si ferma ostaggio del suo passato anch'egli non ha futuro. Un filosofo greco diceva che nessuno è libero se non è innanzitutto padrone di se stesso. Per me è un orgoglio oggi avere a questo prato di Pontida, oltre a voi, decine di disabili, di non udenti che sono lì alla mia destra e che io saluto e ringrazio nella loro lingua e nella nostra lingua, a testimoniare che stiamo giocando una battaglia troppo importante per perdere tempo in beghe, in invidie, in gelosie. Chi se ne frega, noi dobbiamo dare una risposta a quei bimbi là che sono nati non sentendo il prossimo, non guardando in faccia al prossimo perché non vedenti, non potendo correre in un prato come tutti gli altri bambini perché su una sedia a rotelle, e da questo Stato e da questa Europa hanno 300 euro al mese, mentre il primo cazzo di clandestino ne ha 1.100 per la cooperativa che lo mette in un albergo. Non è possibile, questa non è solidarietà, questa è idiozia, questo è razzismo nei confronti degli italiani. Abbiamo un governo razzista nei confronti della nostra gente, è il nostro dovere mandarlo a casa, e trovarci liberi su questo prato, parlando ognuno la sua lingua, ma liberi, liberi. È questo che non avevo scritto stanotte, perché il discorso è qua, e ho scritto tutt'altro, ma chi se ne frega, perché per me prima venite voi, e quindi appena finito di parlare io vengo in mezzo a voi, perché confrontiamoci, ma bisogna essere un corpo solo. Il 12 novembre a Firenze, quando andiamo a casa del bugiardo burattino, dobbiamo liberare Firenze e la Toscana e dare un segnale a tutta Italia che la tua riforma te la mangi tu, perché noi la ricambieremo la Costituzione. Ma come? Oggi vi dico come cambieremo la Costituzione tra un anno quando saremo al governo. Numero uno, il Presidente della Repubblica
così come i senatori a vita, così come i prefetti in una Repubblica federale, è un ente inutile, è un ente assolutamente inutile. Al Quirinale ci mettiamo un bel museo delle cere e gli facciamo pagare il biglietto. In una Repubblica federale, nella Repubblica federale che noi abbiamo in mente, il Presidente viene eletto direttamente dai cittadini ed è lui che ha poteri di governo. Viene eletto direttamente dai cittadini ed è lui che ha poteri di governo e si sceglie i ministri. Non deve essere un appendiabiti. Una sola Camera eletta col sistema proporzionale per rappresentare tutte le popolazioni che vivono in Italia da nord a sud e per marcare stretto il governo del Presidente, che è un uomo eletto dal popolo, non il casino di oggi. Tre, possibilità di fare referendum sui trattati europei internazionali, perché dopo la Brexit toccherà a noi, dovrà toccare a noi, ai francesi, agli austriaci, agli olandesi, agli ungheresi, ai danesi, ai polacchi, tornare padroni di casa nostra. Quattro, inserire in Costituzione il vincolo di mandato. Tu parlamentare vieni eletto con quel partito, se cambi partito molli la poltrona e vai a casa. Se cambi partito molli la poltrona e ti togli dalle palle. Perché io ne ho visti, ne abbiamo avuti anche in casa nostra, di fenomeni che sono venuti su questo prato, che sono saliti su questo palco a urlare Padania libera e invece hanno pensato al Cadrega libera e oggi votano a favore di Renzi. Molli il partito, cambi idea, molli la poltrona e torni a casa. Cosa ne pensano i nostri potenziali alleati? Cosa ne pensa Silvio Berlusconi del presidenzialismo, dei trattati europei, del vincolo di mandato? E riprendendo riga per riga l'indicazione di Gianfranco Miglio, che anche noi in passato commettemmo l'errore di allontanare, ricordiamocelo bene, perché se l'avessimo avuto ministro probabilmente questa Repubblica avrebbe avuto una sorte migliore con Gianfranco Miglio, ministro della Repubblica. E riprendiamoci la sua memoria, le sue idee, i suoi scritti. Con le tre comunità regionali del nord, del centro e del sud, che premiano il merito, che si rispettano, che non si guardano in cagnesco come oggi, perché giustamente un lombardo e un veneto dicono ma sono più cretino degli altri, che devo mantenere metà del paese. Peraltro, essendoci io andato in quelle terre, con miliardi che non sono finiti per fare strade, autostrade, ferrovie, scuole, ospedali al sud, perché altrimenti dalla Calabria non verrebbero in Veneto, in Lombardia a farsi curare, perché altrimenti dalla Sicilia non verrebbero in Piemonte o in Liguria per lavorare. I soldi non sono finiti ai cittadini del sud, sono finiti a dei politici mafiosi, ladri e corrotti che hanno rovinato delle terre stupende, con un mare stupendo, con un'agricoltura stupenda, che dobbiamo liberare noi. Sarà la Lega che darà dignità ai popoli del sud, sfruttati dallo Stato e dall'Europa, che volevano solo dei serbatoi elettorali. Saremo noi a mandare a casa i falsi forestali, i falsi invalidi, i falsi testimoni di incidenti stradali, i falsi agricoltori che sono la rovina del sud, che ha voglia di lavorare e che io mi sento in diritto e dovere di provare a liberare, come voglio liberare la mia Milano, la mia Lombardia, la mia Padania. Fratelli su libero suol, ma con delle bandiere diverse che hanno ciascuno la sua dignità. E io non posso che dire grazie a chi è partito ieri da Lecce facendosi 1000 chilometri e tornerà a Lecce stanotte portandosi l'abbraccio del Prato di Pontida e di gente che vuole che i nostri figli crescano liberi, ciascuno nella sua terra, senza essere sradicati come numeri e non come esseri umani. La libertà
è un coro che non ha confini. Libertà! Libertà! Scusate, sono un po' cotto, però quando ho scelto di accettare la vostra richiesta ho preso l'esempio di qualcuno che molto più grande di me l'ha fatto per tanti anni e quindi faccio con un giorno di anticipo gli auguri di buon compleanno a Umberto Bossi, senza il quale ovviamente non esisterebbe nulla di tutto ciò. Io non sono per la rottamazione, anzi mi fanno schifo quelli che accoltellano quello che Frina un giorno prima era il suo fratello, mi fanno uno schifo gli infami come Renzi che dicono Enrico stai sereno mentre già si vedevano al suo posto a Palazzo Chigi. Io non dico stai sereno a nessuno, io sarò sempre grato per quello che mi ha insegnato, per avermi fatto scoprire l'orgoglio di essere una persona e non un numero. Io sarò sempre grato a Umberto Bossi per quello che ha fatto e non mi sentirete mai avere parole che dimentichino questo. Certo, la sesta volta che mi dice che non capisco un cazzo, va bene, cosa faccio? Lo abbraccio perché non riesco a dire niente di Umberto Bossi, quindi lunga vita Umberto e grazie per quello che ha fatto. Me lo metto in saccoccia e poi vado avanti con la mia testa e per la mia strada. Questo vale anche per Roberto Maroni, per Luca Zaia, per tutti gli altri. Qualcuno ogni tanto mi dice, però un rivoluzionario per vincere deve essere un po' più cattivo, non ci riesco. Non ci riesco. E quindi gli dico non sono d'accordo, quindi fino a che mi volete segretario federale io sono a vostra disposizione e metto la mia vita a vostra disposizione fino a che non arriveremo all'obiettivo della libertà per la nostra gente. Io non mi fermo di un millimetro, io non faccio un passo indietro neanche di un millimetro, mi possono processare, mi possono indagare, mi possono minacciare, non me ne può fregare di meno, possono provare a comprarci ma hanno sbagliato indirizzo. Leggevo che qualche sfigato del PD ha detto farò un espostro contro Matteo Salvini che è miserevole, che è razzista, che è ignorante, che è xenofobo, che è populista eccetera eccetera eccetera. Processatemi, perché se processate me processate un popolo, quindi non vedo l'ora che qualcuno mi processi. Spero di essere processato il prima possibile. Perché io porto rispetto e quindi io porto rispetto a tutti. Di fronte alla morte c'è il cordoglio, c'è la pietà umana, c'è la pietas, c'è la vicinanza alla famiglia. Però un popolo deve avere memoria. Se stiamo pagando noi oggi e se pagheranno i nostri figli per i prossimi 20 anni gli errori di qualcuno che o per complicità o per ignoranza o per malafede anni fa ha svenduto il nostro paese, la nostra moneta, i nostri confini, le nostre banche, il nostro lavoro, il nostro futuro. Per gente così io ho solo un aggettivo, traditore. Per gente così io ho solo un aggettivo, traditore. Hai tradito il mandato che i tuoi cittadini ti avevano conferito. Con tutto il rispetto, con tutto il rispetto. Se qualcuno di voi avesse bruciato 50.000 miliardi di lire di riserve valutarie, vi farebbero i monumenti per le strade? Se qualcuno avesse detto sono uno dei padri fondatori dell'euro, gli dovremmo battere le mani? No, porto rispetto ma non dimentico. Chi ha tradito in tempo di guerra fa una brutta fine. In tempo di pace quantomeno non togliamogli vie, palazzi o monumenti. Tutto qua. Semplicemente conserviamo buona memoria di chi ha fatto qualcosa di buono per la nostra gente e di chi invece ha tradito.
La lista è lunga. Napolitano, Prodi, Monti, la lista è lunga. Non dico Renzi. Renzi non è un traditore. No, è un burattino, è un servo, è uno schiavo. Ma l'avete visto, poveretto? Mi fa anche tenerezza. È andato al vertice a Bratislava e poi è così importante che la conferenza stampa l'hanno fatta la Merkel e Hollande e a lui hanno mandato la foto su Twitter. Non conta un cazzo Renzi in Europa. È inutile prendersela con lui. Non vale la pena prenderselo con lui. È finito. La nostra responsabilità è preparare il dopo Renzi. E il no referendum è un'occasione enorme. Io poi non rispondo più alla domanda dei giornalisti e cosa fa il centrodestra. Ma cos'è? Una categoria dello spirito? Cos'è? Una figura retorica? Una metafora? Ormai io non divido più, l'ho sentito anche prima di me, fra centrodestra e centrosinistra, anche perché il centrodestra se diventa nuovo centrodestra e mi viene in mente Alfano e mi cadono le palle. E quindi no. La differenza non è più fra destra, sinistra, fascisti, comunisti, questo va bene per quelli dei centri sociali. La differenza oggi, ed è il progetto che porterà avanti la Lega, non ci interessano alleanze di centrodestra o di centrosinistra. La differenza è fra i servi e i globalisti e gli uomini liberi con una identità che vogliono tornare padroni del loro futuro. E non ci sono solo a destra, ci sono fra gli elettori dei 5 Stelle. Ci sono anche fra gli elettori del PD che ne hanno piene le palle. E io ne incontro tanti anche quest'estate, che si avvicinano un po' timorosi, come se dovessero aver vergogna di qualcosa. Non dovete aver vergogna di niente, ve lo dico in diretta. E mi dicevano: Salvini, ti devo confessare una cosa, dica signora, ho sempre votato a sinistra. Vabbè signora, c'è di peggio. Però mi sono reso conto che io votavo per la sinistra delle fabbriche, degli operai, di quando la sinistra era quella di Enrico Berlinguer, che era una persona seria, che si occupava dei lavoratori, dei disoccupati e degli ultimi, non come quella di oggi che si occupa dei banchieri e dei finanzieri. Basta con queste etichette, uomini liberi e schiavi. Chiunque di centrodestra, uso le categorie dei giornalisti, voglia fare accordi con la Lega, abbia ben chiaro che se noi andiamo al governo, chiunque voglia accordarsi con la Lega, o sta con la Merkel, o sta con la Lega, o coi poteri forti dell'Europa, o coi cittadini italiani, o con l'euro, o con una moneta più giusta. Non ci potranno più essere alleanze. Sto un po' con Salvini a Roma e sto un po' con la Merkel e con Renzi a Bruxelles, perché non siamo noi a dover sciogliere i nostri dubbi. Io dubbi non ne ho, ho ben chiaro dove sta andando il treno della Lega e vi assicuro che io lo porto in stazione e la stazione si chiama libertà, lavoro, serenità, sicurezza e tranquillità, orgoglio, giovani e futuro, orgoglio, giovani e futuro. È qualcun altro che deve decidere, perché domani a Bruxelles l'Europa è governata da Forza Italia e dal PD, non da qualcun altro. Domani mattina, mentre molti di voi si alzano alle 5 per seguire direttive europee demenziali, questa Europa e questa Commissione europea sta in piedi con i voti del PD e di Forza Italia. Allora o di qua o di là, o con gli inciuci a Bruxelles, con la Merkel e con Renzi, o con la Lega, ma dappertutto, non con la Lega dove serve per vincere e portare a casa un assessore in più e poi con gli altri dove bisogna essere un pochino più moderati, moderati. A furia di moderatismo stanno chiudendo una per una le nostre fabbriche, quindi questo è l'impegno che mi prendo con voi e che chiedo a voi. Sul terremoto un paese serio non sospenderebbe il pagamento delle tasse fino a Natale. A gente che ha perso tutto, un paese serio dice: per almeno 3 anni io non ti vengo a rompere i coglioni chiedendoti tasse che tu non mi puoi pagare perché hai perso tutto.
Non è che il ristorante lo ricostruisci a gennaio o la casa la ricostruisci a gennaio. Preparatevi per giovedì sera. Cosa succede il giovedì sera? Il giovedì sera ci divertiremo tutti quanti perché abbiamo un governo originale e brillante che ha convocato per il 22 settembre il Fertility Day. Non so se avete programmi per il 22 settembre. In Lombardia l'avrebbero chiamato il Dì della Ciulada. Non nascono figli e i cretini a Roma pensano che bisogna convocare i Fertility Day per ricordare alle donne un fatto ineluttabile e ineludibile che prima o poi arriva la menopausa. Ma questo ci era chiaro anche prima dell'avvento del governo Renzi, che non aveva bisogno di spiegare una donna, e questo è veramente volgare razzismo, perché io ho visto quelle schifezze, come ti permetti a dire tu che non fai figli, pentitene, quando molte di quelle donne non saranno mai madri, proprio per colpa di quello stato ladro che impedisce a queste donne di diventare mamme, perché l'asilo nido costa 600 euro al mese, perché lei è precaria in un centro commerciale, perché il marito è artigiano, ma ficcatelo in quel posto il Fertility Day, con tutto quello che viene dietro il Fertility Day, e pensa a risolvere il problema di mamme che non diventano mamme e di nonne che non riescono a essere nonne, rendendo gratuito l'asilo nido, come fa la Francia, che è un paese più normale del nostro. Però detto questo, noi rispettiamo le leggi del governo, quindi non prendetevi impegni il 22 settembre. I nostri sindaci organizzeranno delle grandi performance collettive nelle piazze dei nostri paesi per la sera del 22 settembre, e sarà l'occasione per ricordare, mentre il governo pensa di legalizzare le droghe, noi al governo regolamenteremo, toglieremo dalle strade e tasseremo la prostituzione, che è uno sconcio a cielo aperto e che tiene in schiavitù migliaia di donne. E noi vogliamo liberare energie, liberare idee, liberare con quella che è il nostro principio: meno Stato, più libertà, più cittadini. Chiunque voglia governare la Lega si impegni. E vado a chiudere, a proposito di enti inutili, a nazionalizzare un ente inutile con 7.000 dipendenti che ci costa 2 miliardi di euro all'anno, che si chiama Banca d'Italia, che dovrebbe essere lì per controllare le banche ma non controlla un cazzo, perché altrimenti non avremmo avuto il disastro che abbiamo avuto. E quindi le banche sarà bene che ce le controlliamo noi, e mi piacerà quel giorno in cui vedremo in galera qualche banchiere, qualche amico di banchiere, che hanno rovinato migliaia di cittadini. Non penso solo a Banca Etruria, ma penso ai ladri del Monte dei Paschi di Siena, che hanno un nome, un cognome e un partito d'appartenenza. In un paese normale quel partito sarebbe messo fuori legge, il PD sarebbe messo fuori legge, perché è complice di una delle maggiori truffe della storia dell'economia mondiale. E poi il fenomeno va da Vespa a parlare di pulizia e trasparenza. Mamma mia, che pazienza! Fortuna che su Rai 3 torna Gad Lerner fra poco, così almeno un po' di libertà. Sull'immigrazione, e chiudo, scusate un attimo. Sull'immigrazione avete già detto tutto, io chiedo ai governatori e ai sindaci di fare il possibile e l'impossibile, so che molte scelte passano sopra le vostre teste e prescindono dalle vostre opposizioni, però io qua chiedo un impegno di passare dalle parole ai fatti, sempre in maniera pacifica, democratica ed educata, mani libere e mani pulite. Dalle parole ai fatti io ho chiesto e chiederò a ogni segretario provinciale, a ogni segretario provinciale,
con la collaborazione di ciascuno di questi sindaci, di scegliere una struttura per provincia, un albergo per provincia, un residence, un ostello, una caserma, un agriturismo che ospita da settimane i 150.000 clandestini a cui stiamo pagando colazione, pranzo e cena. E quindi quando abbiamo liberamente, pacificamente e democraticamente scelto quella struttura a Treviso, a Milano, a Cuneo, a Genova, a Bologna, a Salerno, a Canicattì, a Viterbo o dove volete voi, con la nostra gente, con i nostri sindaci, quella struttura la presidiamo 24 ore su 24 fino a che non viene restituita ai nostri cittadini. In quella struttura deve tornare aria di libertà e di pulizia, e in quell'albergo deve tornarci la nostra gente. Fino a che non ci porteranno via di peso. Io quella di Milano l'ho già scelta. E o mi portano via di peso o i clandestini in quella struttura non ci entrano. O passano sul mio corpo o i clandestini in quella struttura non ci entrano. La gente aspetta da noi il fatto concreto, e poi noi non prendiamo il 13%, noi prendiamo il 30% dei voti, e se serve andiamo a governare anche da soli, se dimostriamo che alle parole seguono i fatti, che alle parole seguono i fatti. Qua è in corso un tentativo di pulizia etnica. Lo dico ai giornalisti, guardate il labiale, pulizia etnica. Mancano i gulag, mancano le strutture che fra un po' arriveranno, perché è in corso un tentativo a livello continentale di sradicamento, di annullamento, di omicidio di massa dei cittadini e dei popoli europei a vantaggio degli immigrati clandestini, che devono essere i nuovi schiavi da sfruttare a 3 euro all'ora. Io non sono nato schiavo di nessuno, c'è in ballo il futuro dei nostri figli, non c'è in ballo qualche poltrona, c'è in ballo il futuro dei nostri figli. Siamo in guerra, non ci sono i carri armati o le camicie brune a Pontida, ma la guerra oggi la fanno a colpi di spread, di finanza e di omicidio della nostra economia, delle nostre lingue, della nostra cultura. E se qualcuno ti dichiara guerra, hai diritto a difenderti come vuoi e come puoi. E se qualcuno ti dichiara guerra a livello mondiale, noi abbiamo diritto di dire che per l'Islam da noi non c'è spazio, che per l'Islam da noi non c'è spazio. E lode a Monsignor Maggiolini, a Monsignor Biffi, a Monsignor Negri e a Papa Benedetto XVI, che l'aveva vista giusta e l'aveva vista lunga, perché vedere un imam in chiesa mi fa pena, vedere il tuo invasore in casa mi fa pena, è tradimento, è tradimento. Fuori l'orgoglio, spero che domani torniate a casa, in azienda, in negozio, in fabbrica, con orgoglio. La strada della Lega è chiara, noi un'idea di riforma della Costituzione ce l'abbiamo, un'idea di paese ce l'abbiamo, un'idea di fisco ce l'abbiamo, grazie ai governatori che hanno licenziato Equitalia sul barcone, la mandiamo in Libia Equitalia, con tutto il suo carrozzone dall'Agenzia delle Entrate in giù. Un'idea di pensione ce l'abbiamo. Chiunque si allia con la Lega non fa convegni, sancisce che andare in pensione dopo aver faticato in fabbrica, in azienda, in ospedale e avendo pagato i contributi per 40 anni è un sacrosanto diritto acquisito. Andare in pensione dopo aver pagato i contributi per 40 anni è un diritto. E il governo del Fertility Day invece partorisce l'ape. Quanti di voi hanno 63, 64, 65 anni? Va quanti sfigati. Paese italiano, un paese così serio,
che se volete andare in pensione a 63, 64, 65 anni, quindi prima di avere un piede nella fossa, dovete sottoscrivere con una banca un mutuo ventennale. Per avere indietro i vostri soldi dovete chiedere un prestito a una banca da pagare con gli interessi e da lasciare in eredità ai vostri figli. Voi sapete dove se lo possono infilare l'ape, e io penso all'ape car, il più grande possibile. La Lega su questo farà battaglia, se serve, con un referendum, con le firme da raccogliere piazza per piazza, paese per paese, città per città. Andare in pensione prima di morire è un diritto acquisito, anche perché quel posto di lavoro spetta ai giovani che altrimenti scappano all'estero a far la fortuna dei paesi stranieri, scappano dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, come dalla Calabria, dalla Sardegna, dalla Sicilia, e vanno all'estero a far la fortuna di quei paesi. Qua devono rimanere quei giovani. E i nostri potenziali alleati di centrodestra cosa pensano di questo? Ecco, questo io chiederò ai nostri alleati. Se avrò risposte soddisfacenti, possiamo ragionare su come accordarci nel nome del patti chiari amicizia lunga, tenendo ben presente che chi voterà sì al referendum non avrà mai più niente a che fare con la Lega e con i leghisti. Quindi gli Alfano, i Verdini, i Cicchitto, i Tosi, i Fini, i Casini e gli sfigati di turno non avranno mai più niente a che fare con noi. Questo gliel'abbiamo detto prima che decidessero. Mi piacerebbe abbracciarvi tutti, non ci riesco, ma è come se l'avessi fatto. Il buon Dio ha anche trattenuto un po' d'acqua fra le nuvole, vuol dire che Gianluca Buonanno ha guardato giù e ha voluto che non tornassimo a casa raffreddati e influenzati, ma tornassimo a casa con le nostre gambe. Io ve l'ho detto dove vorrei portare la Lega, che non è mia, che non è di nessuno, che è una creatura stupenda che appartiene a voi. Ritenetemi al vostro servizio se il vostro obiettivo è combattere orgogliosi, se serve da soli, senza limiti mentali, culturali, di confini. Guardate quant'è bello vedere bandiere così diverse sul prato di oggi, fra gente che si vuole bene, che non si conosce, ma che torna a casa con la voglia di combattere per la sua libertà. E chiedo a ciascuno di questi comuni di gemellarsi con altri comuni, anche non a guida leghista, perché ci sono tanti sindaci eletti da liste civiche che sono culturalmente vicini a noi e che si rifiutano di cancellare le loro identità e le loro radici. Ma mi par normale che lo Stato italiano, che è il primo a rubare e a sprecare, chieda che a fare i sacrifici siano i comuni, che si devono fondere fra comune e comune, fra valle e valle, mentre i soldi a sprecarli è lo Stato italiano. Giù le mani dai nostri comuni, giù le mani dalle nostre montagne, dalle nostre pianure, dai nostri simboli, dai nostri campanili, dai nostri valori, dalla nostra identità e dal nostro orgoglio. È qualcun altro che ha fuso il cervello, non siamo noi a dover fondere i nostri comuni. Quindi, se siete pronti, io ci sono, e con oggi comincio una lunga marcia che, per quanto mi riguarda, è cominciata con la prima tessera nel 1990, è proseguita lungo il Po nel 1996, è andata avanti con battaglie di libertà. E io ricordo il sacrificio dei Serenissimi di Piazza San Marco, che uno Stato infame ha processato, come non processa neanche i terroristi islamici che oggi sono con noi a combattere per un futuro migliore, per un paese che nel nome dell'autonomia, del federalismo e della responsabilità dia delle risposte ai nostri figli. Con oggi, per quanto mi riguarda, comincia una lunga marcia che non mi vedrà arretrare di un millimetro. Non mi fanno paura, semmai mi fanno pena e mi fanno schifo. Quindi non ho assolutamente intenzione di fermarmi. Se voi ci siete, gente come voi cambia il mondo. Gente come voi cambia il mondo. Qualche mese fa, oggi votano in Russia, il 2 ottobre votano in Ungheria,
e il governo ungherese chiederà ai suoi cittadini: volete o non volete gli immigrati che l'Europa ci vuole mandare? Quella è democrazia, quella è sovranità popolare. A novembre voteranno negli Stati Uniti, il 4 dicembre voteranno in Austria, dove il Movimento della Libertà, alleato della Lega, eleggerà il Presidente della Repubblica austriaco, che ha già detto che convocherà un referendum per salvare l'Austria dalla gabbia dell'Unione Europea. E noi dobbiamo andare dietro a quello che gli ungheresi, gli austriaci e l'anno prossimo i francesi, perfino i tedeschi. Oggi votano a Berlino e io sarò la persona più contenta del mondo se la signora Merkel, l'amante nascosta di Renzi, riceverà due schiaffoni dagli elettori tedeschi che mandano a casa gli schiavi delle lobby, dei massoni, della finanza e delle banche. E quindi dall'estero ci arriva una bella spinta, noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere gagliardi, dobbiamo essere uniti. Io sono pronto. Voi siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Viva la Lega, viva Pontida! E andiamo a vincere! Grazie fratelli! Grazie a tutti! Grazie uno per uno! Grazie a una per una delle vostre bandiere, delle vostre vite! Vi chiedo di prendere in mano chi avete di fianco, di prendere mano nella mano chi avete di fianco a voi! Prendete mano nella mano chi avete di fianco a voi! E come 20 anni fa lo giurammo sul Po e a Venezia, siamo pronti ad andare fino in fondo per conquistare libertà, lavoro e futuro. Sì o no? Sì o no? Sì o no? Grazie! Grazie ancora, tutti insieme, a Matteo! Thank you.